Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui perché voglio provare insieme a voi un nuovo mascara di Diego Dalla Palma e sto parlando di lui, il My Happy Toy, che non sarebbe altro che il fratellino del Diego Dalla Palma, il My Toy Boy, che già sicuramente conoscete per chi non sa dell'esistenza di questo mascara. Comunque vi linko qua sotto nell'info box il video dove vi parlavo di questo mascara, dove lo applicavo e anche a distanza di tempo, perché comunque è un mascara che è uscito già da un po', è un mascara che mi sono ritrovata a ricomprare nel tempo, quindi è un mascara che fondamentalmente mi è piaciuto. Non è stato amore al primo utilizzo, come vi spiegavo appunto nel video che vi lascio qua sotto. Ma così potete comparare direttamente e valutare quale dei due acquistare se comunque vi incuriosiscono. Hanno entrambi lo stesso prezzo, però comunque diciamo che il risultato non è per lo più lo stesso, perché il nuovo mascara dovrebbe dare comunque, oltre al volume e allungare le ciglia, anche tanta curvatura, quindi un effetto push-up, mentre il precedente, quindi il My Toy Boy, non ha questo effetto incurvante ed hanno tutti e due degli scovolini differenti. Si presenta in questo bellissimo pack comunque di cartone, molto molto carino, e devo dire che per chi ama questo colore insomma è piaciuto tanto anche solo l'impatto visivo. Innanzitutto vi dico le caratteristiche, cosa ho riportato qua sul retro prima di passare a fare l'applicazione insieme, perché come vedete ho gli occhi completamente struccati, non ho messo nessun tipo di prodotto, di primer eccetera eccetera, matite o cose varie, perché voglio mostrarvi appunto l'effetto sulle mie ciglia al naturale. Allora, questo mascara ha un'azione 5D come viene descritto, quindi volume ed alta definizione, ciglia allungate e incurvate, senza grumi e sbavature. Favorisce la naturale crescita delle ciglia in soli 30 giorni, durata 24 ore. Credo poco che un mascara, al di là dell'aspetto estetico, vada anche a, tra virgolette, curare ed infoltire le ciglia, quindi non è sicuramente il motivo per cui l'ho comprato. Allora, quindi passerei all'applicazione perché non penso che ci sia altro da dire su questo mascara, ma sicuramente sarà molto più interessante vederlo appunto applicato. Come vedete si deposita un pochettino di prodotto qua. Questa è la mia seconda applicazione, quindi l'ho già provato una volta e l'ho già struccato una volta. Almeno così posso dirvi anche come in fase di struccaggio e vi confermo che è molto molto semplice appunto andarlo a rimuovere con una semplice acqua micellare, come il fratellino, perché comunque può sembrare una sciocchezza, ma anche la rimozione è molto importante perché non me ne faccio nulla di un mascara che è bellissimo, ha un bellissimo effetto, ha una bellissima resistenza, se poi dopo per andarlo a rimuovere devo stressare ulteriormente le ciglia, cosa che mi è accaduto con tanti altri mascara che per carità si può usare tranquillamente uno struccante bifasico, quindi con una percentuale di olio all'interno, però comunque è più difficile proprio da rimuovere, andiamo a stressare non solo le ciglia, ma magari ne causiamo la perdita e stressiamo proprio la zona del contorno occhi, che non è il massimo. Allora, lo scovolino si presenta in questo modo, quindi uno scovolino, come vedete, particolare, è proprio difficile da descrivere, ma ha comunque tantissimi dentini piccolini e quindi questo fa sì che le ciglia vengono catturate bene e separate molto molto bene, quello che non consente di fare il fratellino My Toy Boy. Non mi voglio dilungare perché, come vi dicevo, avete il link qua sotto al video stesso. Sono avvicinata il più possibile, così comunque potete vedere anche le mie ciglia, che diciamo che comunque ho una buona base, non si vedono tanto perché le puntine diventano chiare perché non sono prettamente, prettamente scure, però comunque andiamo ad applicare insieme il mascara. Lo vado ad applicare sempre con movimenti un po' verso il su e poi movimenti a zig zag per far penetrare all'interno delle ciglia bene il prodotto e prenderle bene, distribuirlo al meglio. E questa è una semplice passata, ma come vedete la differenza dall'altro occhio si nota
E come? Io, come in tutti i mascara, vado a fare sempre due passate. Aspetto un attimino che si asciuga, faccio la seconda passata insieme a voi, perché come avete visto anche la prima passata è stata molto molto veloce. Almeno così notiamo perfettamente la differenza da un occhio con e un occhio senza. Guardate che roba su di me. Questo appunto è l'effetto finale su entrambi gli occhi. Devo dire che a me piace tanto 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 questo mascara e di solito i mascara appena aperti non danno mai il meglio di sé. Quindi una cosa che mi sento proprio di dirvi subito, nonostante non sia un video paragone tra i due, che il My Toy Boy ci mette molto di più a carburare perché vi attaccherà le ciglia da appena comprato, mentre il My Happy Toy devo dire che da subito regala un effetto di ciglia più pettinate e veramente incurvate. Quindi è un mascara che per adesso continuerò ad utilizzare con tantissimo piacere, poi guardate voi quanto cavolo cambia lo sguardo col mascara. Cioè potrei anche veramente non truccarmi come in questo caso e come magari faccio anche tutti i giorni, ma il mascara semplicemente regala uno sguardo più intenso, uno sguardo più bello. Poi sicuramente dipende tantissimo da che tipo di ciglia avete, io vi dico che comunque le mie ciglia di solito non hanno grandi pretese, ovvero che sì, sicuramente un buon mascara fa la differenza, ma mi trovo tantissimo bene anche con mascara molto economici, a volte veramente mascara di Essence che costano 3-4 euro, su di me fanno un ottimo lavoro, quindi è molto molto soggettivo, ecco, in base a che tipo di ciglia avete, se le avete più dritte, se le avete più corte, se le avete più rade. Io per fortuna, grazie a Dio, il lato positivo dell'essere una donna comunque abbastanza pelosetta è quello di avere comunque delle buone ciglia. E questo mascara su di me lavora veramente molto molto bene. Se vi può interessare, magari vi potrei fare un video a quel punto paragone tra i due, andando ad applicare su un occhio uno e sull'occhio l'altro, e quindi vedete proprio la differenza. Se magari comunque questo video o il video precedente caricato appunto nei mesi scorsi di questo mascara non vi entusiasma a tal punto da non capire, non saper scegliere quale potrebbe fare più al caso vostro, comunque fatemelo sapere qua sotto nei commenti, potrei tranquillamente fare un video paragone appunto andando ad applicare entrambi i mascara su entrambi gli occhi. Spero comunque che in ogni caso questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio come sempre per il seguito, per tutte le persone che mi guardano, vi mando un immenso bacione. Se vi va, vi ricordo di iscrivervi al canale, è semplicissimo, basta cliccare qua sotto sul pulsantino iscriviti. Ti consiglio anche di attivare la campanellina, almeno tutte le volte che carico un video ti arriva la notifica e non te ne perdi neanche uno. Vi mando un immenso bacione e sicuramente ci vedremo in un prossimo video.